Si è svolta al liceo Gaetano De Bottis di Torre del Greco una conferenza in occasione del 300° anniversario della nascita dell'ecclesiastico torrese, noto per la sua passione per la scienza, oltre che naturalista e vulcanologo. All'incontro gli studenti del liceo hanno potuto partecipare sia in presenza che collegati in video. Il centenario è caduto il 27 luglio. Noi, causa della pandemia e di tutto ciò che è noto, abbiamo dovuto spostare in avanti questa celebrazione, ma non abbiamo voluto rinunciarvi. E quindi innanzitutto c'è stata la partecipazione di ragazzi. Gli studenti hanno proposto alcuni lavori e poi c'è stata appunto la conferenza della dottoressa Maria Toscano, che è una studiosa di storia moderna, storia del Settecento in particolare, ma con particolare attenzione alla storia della scienza nel Settecento, alla quale Gaetano De Bottis appartiene di diritto. È stato un grande vulcanologo, ha scritto molte opere sulle eruzioni del Vesuvio che si verificavano in quel tempo, ma al di là delle sue opere è stato poi innanzitutto un presbitero, un prete, noto per la sua gentilezza, per i suoi costumi equilibrati, sobri, quindi compagno di, anche se un po' più anziano, di San Vincenzo Romano, no? E anche del grande santo, Sant'Alfonso de Liguori, che è chiamato il più napoletano dei santi, il più santo dei napoletani. La dottoressa Toscano ha presentato a 360 gradi l'opera del De Bottis, che ripeto è un prete all'avanguardia per i suoi tempi, un sacerdote, un cristiano che tendeva a coniugare la fede con le istanze nuove dell'illuminismo. E insomma, i suoi studi miravano innanzitutto a questo, no? A rompere quella tradizionale frattura tra il mondo e la Chiesa. Le cose che è andato facendo e studiando De Bottis nel tempo avevano una modernità probabilmente che non immaginiamo e che quindi hanno un senso, un valore ancora adesso e possono e devono essere un esempio per i giovani. Lui era oltretutto uomo del Settecento, dove la forma e la sostanza, un tempo in cui la forma e la sostanza coincidevano, era quindi apprezzato senz'altro per i suoi studi, per l'acume delle sue intuizioni, ma anche per il garbo dei suoi modi. Pare che si arrabbiasse molto raramente e quindi anche forse questo atteggiamento pacifico e sorridente verso la vita. Lui descrive il Vesuvio in eruzione come una cosa non da aver di cui aver paura, ma come un nume in festa, come un magnifico spettacolo pirotecnico offerto dalla natura come dono. Quindi questo atteggiamento anche positivo rispetto alle crisi, come può essere un cataclisma o l'attuale pandemia, forse ci insegna qualcosa. Abbiamo l'opportunità, grazie anche alla presenza della dottoressa Toscano, di come dire, approfondire quegli aspetti di questo nostro concittadino che ha dato lustro alla città di Torre del Greco, ma non conoscerlo solo come ecclesiasta, ma come un uomo di scienza, un uomo che forse già ai suoi tempi aveva un'idea di modernità, così come noi viviamo questo liceo proiettato, sicuramente radicato alla tradizione, ma proiettato in una versione di modernità.